Eccomi Presidente, grazie per la possibilità di intervenire e io ecco, volevo semplicemente dire, dichiarando il voto favorevole, che questo ordine del giorno nasce, come forse ricorderanno anche i consiglieri Peronzi e De Priamo, dalla discussione avvenuta in sede di commissione urbanistica, quindi non è un voler copiare delibere altrui o diciamo altro che mi sembra sia stato detto negli interventi precedenti, è semplicemente un voler portare a compimento un dibattito che si è venuto a creare in commissione urbanistica, allorché alla presenza del Disability Manager Andrea Venuto e alla presenza degli uffici del Dipartimento Urbanistica, ragionando proprio sul fatto che con questa delibera odierna noi non andremo probabilmente ad incidere domani sui lavori che di manutenzione straordinaria o che si andranno a compiere, c'era comunque uno strumento più rapido da poter utilizzare su cui poter agire. Quindi rassicuro tutti sul fatto che io personalmente non sapevo neanche dell'esistenza di questa delibera di cui si sta parlando perché non è passata in commissione urbanistica. L'ordine del giorno sottoscritto anche da me fa seguito appunto a questo dibattito in commissione a cui è seguita già un'interlocuzione tra gli uffici, proprio per arrivare in maniera più precisa e puntuale ad una modifica specifica del regolamento OSP e COSAP, in modo da poter fornire, qualora gli uffici riterranno che questa proposta nostra sia fattibile, uno strumento immediatamente utilizzabile per favorire appunto l'abbattimento delle barriere architettoniche, che è esattamente l'obiettivo che noi oggi intendiamo raggiungere. Quindi, detto ciò, mi correva l'obbligo, insomma, di chiarire e di specificare anche questo, perché a volte dal dibattito nel merito delle proposte a volte si esce un po' e si va sempre sulla polemica politica. Anch'io sono convinta del fatto che invece i documenti, gli atti che si votano diventano poi gli atti dell'amministrazione, gli atti del Comune di Roma a cui gli uffici devono dare seguito e devono dare attuazione. Quindi, qualunque sia l'origine, perché siamo comunque un'intelligenza collettiva, per cui le stesse idee possono venire anche da più parti, credo che adesso la cosa più importante sia dare questo indirizzo preciso agli uffici in modo che possano valutare nel più breve tempo possibile se quello che noi proponiamo oggi è fattibile e per questo consegno il voto favorevole di questa maggioranza. Grazie.